Monte è un gruppo marmoreo ritrovato nel 1506 nei pressi della Domus Aurea a Roma ed è molto probabilmente opera di un gruppo di artisti dell'isola greca di Rodi. Alla scoperta di questo straordinario gruppo scultoreo parteciparono Michelangelo e Giuliano da Sangallo, che ne consigliarono l'acquisto a Papa Giulio II. Immaginatevi lo stupore di questi artisti mentre emergevano dalla terra i molti frammenti in cui l'opera era divisa. Il suo stato di conservazione richiese pesanti interventi di restauro e integrazioni che restituirono completezza al gruppo scultoreo. La statua fu poi sequestrata e portata a Parigi da Napoleone nel 1798 e collocata nel posto d'onore nel Museo del Louvre, diventando una delle fonti di ispirazione del movimento neoclassico in Francia. Dopo la caduta di Napoleone, fu riportata in Vaticano nel 1815 e sottoposta a un nuovo intervento di restauro da Antonio Canova. Nel 1906 fu ritrovato il braccio destro originario dall'archeologo tedesco Ludwig Pollack. L'arto, piegato a gomito e mancante della mano, confermò la posizione ipotizzata da Michelangelo. L'aspetto attuale è il risultato di un intervento di restauro eseguito da Filippo Maggi tra il 1957 e il 1960. Il ritrovamento del Laoconte fu di enorme importanza per artisti come Michelangelo, Tiziano, il greco Andrea del Sarto e Gian Lorenzo Bernini. Quest'opera affascinante appassionò per secoli artisti e intellettuali, diventando il centro della riflessione sulla cultura nel Settecento e ispirando il saggio Laocoon di Lessing, scrittore e filosofo tedesco, uno dei primi classici di critica dell'arte. L'opera rappresenta il sacerdote di Apollo, Laoconte, mentre muore avvolto con i suoi figli tra le spire di due serpenti marini inviati da Atena. La dea della sapienza era furiosa perché Laoconte si oppose all'ingresso del celebre cavallo di legno nella città di Troia. Il sacerdote era giustamente contrariato poiché il cavallo conteneva Ulisse e alcuni guerrieri che con l'appoggio di Atena si servirono di questa trappola per espugnare la città. La celebre leggenda è raccontata nell'Eneide, poema realizzato da Virgilio. Osservate il modo con cui i muscoli del tronco e delle braccia rendono lo sforzo e la sofferenza della lotta disperata, l'espressione di strazio nel volto del sacerdote e le contorsioni impotenti dei due fanciulli. Tutta l'opera è una metafora del dolore a cui spesso sono condannati coloro che dicono la verità. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!